Allora, questa sera vi parlo di una novità dedicata alle future spose. Perché? Dunque, vi parlo del servizio fotografico Boudoir. Che cos'è? Allora, il servizio fotografico Boudoir è un servizio fotografico, diciamo, un po' sensuale, ma sensuale in modo molto glamour, non pesante, molto soft e anche, diciamo, che tira fuori il fascino che esiste nelle donne, per cui nasce anche un po' da questa cosa, no? Che abbiamo noi donne di guardare le riviste patinate dove vediamo sempre delle modelle meravigliose, tutte perfette, poi va bene, c'è anche Photoshop, però che dire, le vediamo sempre al top e noi magari siamo lì in ciabattoni che stiamo leggendo il giornale, che giriamo per casa, torniamo stanche da lavorare, sembrano irraggiungibili e ci sembra che noi non potremmo mai essere alla loro altezza. E invece saluto anche Silvia che si è collegata adesso, anche Claudio, ciao Claudio. E invece vi devo dire che non è così, è stata una scoperta anche per me sinceramente. Delle future spose che seguivo hanno cominciato a parlarmi di questa cosa del servizio fotografico Boudoir e praticamente io ho chiesto un po' informazioni e poi dopo ne ho parlato con la mia amica fotografa Simona Lattuga, che è una fotografa bravissima, ed è nato un po' per gioco, no, con alcune spose appunto che seguivo, il fare alcuni servizi di questo genere. Diciamo che la cosa ci è sfuggita di mano, nel senso che è talmente piaciuta che sempre più ragazze hanno cominciato a chiedercelo. Io ne curo lo styling e la regia, mentre Simona si occupa ovviamente della fotografia. Hanno cominciato a chiedercelo sempre più appunto spose, ma soprattutto la cosa bellissima è stata che anche donne normalissime, non spose, anche donne diciamo un po' avanti negli anni come posso essere io, insomma io ne ho 53, per cui lo dico tranquillamente, vado per i 54. Vi dirò sinceramente, io lo trovo un modo meraviglioso per veramente mettere in risalto anche quelli che possono essere quelli che noi viviamo come difetti, che in realtà non sono i difetti. Ciao Manuela, ciao Chiara, un bacio! Non sono difetti in realtà, sono veramente le nostre peculiarità. Ognuna di noi donne ha delle peculiarità. Spesso noi le vediamo come difetti, ma magari chi ci sta di fianco, chi ci sta di fronte, non li vede come difetti assolutamente. Possono diventare veramente i nostri punti di forza se noi ne siamo consapevoli. Per cui diciamo che le imperfezioni fondamentali che abbiamo sono quelle che ci caratterizzano e appunto in un servizio boudoir viene valorizzata la donna per quello che è, rendendola sexy, rendendola glamour, truccata, magari creando delle situazioni un po' particolari, sempre un pochino diciamo sexy ma molto molto tranquille, ecco. E veramente vengono fuori delle cose incredibili, donne curvy, donne di una certa età. Poi vi racconto una cosa, ma ve la racconto alla fine che mi riguarda, per cui insomma vedrete. Per cui ecco, in sostanza appunto il servizio fotografico Boudoir serve ad esaltare e a tirar fuori la femminilità anche nelle donne che la credevano sopita, che non si vedono un po' sfiorire, diciamo così. E invece, ragazze, avete sempre una marcia in più, perché il femminile è una potenza. Per cui, insomma, questo è un dato di fatto, ci credo e ve lo dico. Allora, vi elenco un pochino di ragioni per posare per un servizio fotografico Boudoir. Allora, innanzitutto, la prima è fare un regalo a se stesse. Vedersi belle, vedersi, liberarsi proprio, essere se stesse, sentirsi belle, sentirsi protagoniste, ma una cosa tua che quando lo guardi è un piacere prima di tutto per te, per cui un regalo da fare a se stesse. Poi poi se voi avete domande, ragazzi, volete commentare, fatelo, che io sono contentissima, mi raccomando. Poi un'altra cosa, appunto, le future spose che decidono di farlo da regalare al futuro marito per fargli una sorpresa, per cui possono decidere se dargli
spiegarglielo prima del matrimonio, oppure magari la prima notte di nozze, no? Per creare un po' di atmosfera piccante, come dire. Di solito vi dico, i mariti, i futuri mariti apprezzano da morire e 9 su 10 rimangono basiti davanti. Ciao Manuele, ben arrivata. Ale, hai qualche foto come esempio? Anna Grazia, aspetta un attimo. Anna Grazia mi chiede se ho qualche foto come esempio. Allora, sì, le ho, ma ve lo dico alla fine. Le ho e le potrete anche vedere, ma ve lo dico alla fine. Vi spiego bene un po' di cosa si tratta, perché è una cosa che a me sinceramente è sfuggita di mano, perché sta avendo un successo incredibile e vabbè, una cosa ve la posso dire, l'ho sperimentato, per cui allora, hai perfettamente ragione, mi dice Chiara Gori, io sono già cicciottella, in più essendo al 7° mese, ma Chiara aspetti un bimbo! Di gravidanza, ho fatto un servizio fotografico di gravidanza ambientato in casa e temevo di risultare brutta e goffa, invece Sharon Sale è riuscita a tirare fuori delle foto stupende e dolcissime. Assolutamente sì, ciao Erika che ti sei collegata adesso. Sì, è verissimo, è verissimo. Allora, innanzitutto Chiara Gori, complimenti. Chiara Gori è una wedding planner bravissima che fa il matrimonio sensoriale, con cui ho fatto una diretta. Non sapevo che nel 7° mese di gravidanza, per cui augurissimi, non auguri di più, ti abbraccio tantissimo. E sì, le donne in gravidanza fra l'altro hanno una grandissima carica sensuale e dolcissima, per cui anche il servizio boudoir o comunque fare delle foto anche in gravidanza è una cosa che non dovete assolutamente non fare se aspettate un bambino. Per cui continuo. Vi dicevo appunto che questi futuri mariti rimangono basiti, cioè di avere di fianco una sex symbol che non avrebbero mai detto in realtà, perché dalle foto appunto viene fuori questa donna nuova, diversa, prorompente, con la sua fisicità. Ciao Erika, grazie del saluto, ma tesoro, grazie anche a te Chiara. Viene fuori proprio la fisicità della donna, non è artefatta, è come si è, per cui è bellissimo. Vado avanti, allora, anche le amiche della sposa spesso e volentieri decidono di regalare il servizio boudoir alla loro amica. Allora, date un'idea alle vostre amiche, perché è un regalo bellissimo, è un regalo che sicuramente insolito, magari potranno esserci anche loro quando farete il servizio fotografico boudoir e fare qualche scatto insieme a voi per ricordo. E anche questa è una tendenza che c'è. Io ho avuto delle amiche che hanno regalato alla sposa appunto questo tipo di servizio. Hanno fatto felice lei e anche il futuro marito, per cui io un colpo solo. Poi un'altra idea per fare un servizio fotografico boudoir è quella di utilizzarlo per rinfrescare un rapporto, magari una convivenza, no? Quando si convive da tanti anni il rapporto si affievolisce, eccetera. Invece il marito, quando si trova davanti una cosa del genere che è una sorpresa, rimane tanto anche lui basito, ma soprattutto vede che la sua donna ha ancora voglia di stupirlo, un po' di provocarlo giocosamente. Per cui è una cosa che può fare anche benissimo, secondo me, al rapporto di coppia. E per concludere, un'altra motivazione per fare il servizio fotografico boudoir è quella dedicata alle donne della mia età. Io, come vi dicevo prima, ho 53 anni, quasi 54, sono in menopausa, lo dico tranquillamente, ed è un periodo nella vita di una donna molto delicato, perché ci si sente un po' sfiorire, no? Ci si sente magari non più in forma come una volta, ma io per prima, per carità di Dio, per cui fare una cosa del genere per se stessi ci aiuta veramente a rinfrancarci, perché questo ve lo dico perché così ho fatto un servizio fotografico boudoir ed è stato tornare veramente indietro nel tempo. Io facevo la fotomodella un tempo, per cui è stato per me un tornare indietro, anche il vedere comunque le mie rughe, il vedere le mie imperfezioni, il vedere che non ero più come a 20 anni. Io l'ultimo servizio fotografico l'avevo fatto 20 anni fa, prima che nascesse mio figlio. Va bene Anna Grazia, vai tranquilla, sì, le foto, guarda, se guardi la diretta stasera poi scopri anche dove vederle. Un bacione. Anna Grazia mi ha salutato perché deve allontanarsi dalla diretta. Proseguo. Appunto, vi dicevo che è stato non solo un tornare indietro per me, ma anche proprio un rivedermi con la mia età.
Per cui anche un accettarmi, un passo verso di me in più, per cui insomma io lo consiglio veramente caldamente, anche se non avete un compagno a cui farlo vedere o anche se non glielo volete far vedere, perché può essere anche una cosa che volete fare per voi stesse. Per cui insomma questi sono i miei consigli. Allora, vogliamo parlare invece di come si svolge, di come funziona un servizio fotografico boudoir. Allora, la prima cosa che si fa, che facciamo io e Simona, perlomeno di Sinergie Fotografiche, è quella di incontrare la futura modella, di incontrarla, di sentire un po' le sue esigenze, conoscerla, vedere la sua fisicità e capire intanto se fare il servizio fotografico a casa sua oppure in studio, che location fare, che regia proporle, perché c'è uno studio, sono tutte cose personalizzate appunto che mirano a far rilassare, a tirare fuori il meglio della persona. Dopodiché e si decide, appunto, si fa la regia, si fa un sopralluogo se si fa a casa sua per renderci conto di com'è la casa e di dove posizionarsi magari a fare le foto, perché deve essere tutto quanto programmato e organizzato. Ci vuole una mezza giornata. Dopodiché, una volta battezzato tutto questo, si decide il giorno e la modella si prende la mezza giornata di libertà o la futura sposa che sia e via, che si parte, si fa questo servizio che vi dico, noi ci divertiamo come delle mani. Il fatto è questo, visto anche che il fatto che io faccia la regia, cioè aiuti la modella a mettersi in posa, la faccia rilassare, poi a fotografare, è una donna e solo una donna secondo me riesce a tirare fuori il meglio da un'altra donna senza diventare volgare, senza diventare pesante, si crea una complicità al femminile che è una cosa magica, credetemi, è una cosa bellissima, l'ho provato. Ciao Paola, ciao. L'ho provato e l'ho provato come stylist ovviamente anche, ed è l'atmosfera che si crea bellissima, e la modella che inizialmente ovviamente è un po' imbarazzata proprio si rilassa, arriva alla fine che ragazzi è scioltissima, per cui davvero un'esperienza da provare, soprattutto perché è una cosa tra donne, per cui già questo è maggiormente rilassante, direi, no? Allora, cosa si può indossare per un servizio fotografico boudoir? Allora, innanzitutto, bisogna valutare un po' di cosa vi piace, di cosa piace al vostro futuro marito, di che tipo di immagine volete dare, ma non c'è un canone preciso. Cioè, per dirvi, anche il classico maglioncione oversize con il calzettone, queste cose qui possono diventare estremamente intriganti in un servizio fotografico boudoir, per cui proprio veramente la camicia da uomo, queste cose qui, non c'è veramente... non c'è limite, chiaramente vabbè, l'autoreggente o anziché la mutandina un po' insomma, non dico aperizoma, la brasiliana, queste cose qui ci stanno, ma magari anche no, cioè non è detto insomma, per cui non ci sono diciamo cose particolari da utilizzare, gioielli sicuramente direi, per cui ecco, queste qui sono le cose più o meno che possono servire. Adesso vi posso anche dire la sorpresa. Allora, innanzitutto, vabbè, che i servizi fotografici boudoir li facciamo, li fa Simona Lattuga di Sinergie Fotografiche, coadiuvata dalla mia regia e dal mio styling, l'ho già detto. Invece quello che non vi ho detto è che in questa diretta che dopo salverò trovate un link alla fine dove c'è un articolo che ne parla del servizio fotografico boudoir che io ho pubblicato nel mio blog e dove potete vedere le foto di due spose che ci hanno dato alcuni scatti del loro servizio fotografico boudoir privato, nonché una mia foto del servizio fotografico boudoir che ho fatto io, che vi sfido a trovare perché non vi dico qual è, perché io non sono ovviamente di fronte ma sono di spalle, per cui insomma, per cui ecco, quando finisce la diretta, se volete andarvi a vedere l'articolo, vi vedete tutte le foto che abbiamo pubblicato e che sono veramente bellissime di due dei nostri servizi fotografici boudoir, appunto, che abbiamo fatto io e Simona Lattuga di Sinergie Fotografiche.
per cui direi che a questo punto vi ho detto tutto, non ho rinunciato neanch'io ai miei, con i miei 53 anni a farvi questo regalo, fatevelo anche voi, se volete delle info ovviamente vi ho messo qui i numeri di telefono, ma li trovate poi anche sotto l'articolo, tutti i riferimenti, anche se avete proprio solo informazioni, prendetelo in considerazione, donne di tutte le età, soprattutto dai 50 in su, la vendetta delle cinquantenni. Ragazze, ci abbiamo tanto da dare, dai, c'è poco da fare. Io sono entusiasta perché dopo quegli scatti che ho visto miei sono veramente giù di testa. Simone è stata bravissima ed è stata un'esperienza stupenda, stupenda con la S gigantesca, maiuscola. Allora, va bene, in conclusione di questa diretta vi dico, se non l'avete condivisa, condividete la differita, so che ci sono molte persone che mi vedono anche in differita, poi che dirvi anche, vi ricordo sempre per le spose questo chiaramente, il mio libro Matrimonio in vista sì zen, per così mandare via l'ansia prematrimoniale facendosi anche quattro risate, perché c'è, è tra il serio e il facile. Per cui insomma, se lo volete è su Amazon. Poi vi ricordo invece per le future spose il gruppo Spose di Bologna e dell'Emilia Romagna, nuovo gruppo dedicato alle spose appunto di Bologna, dell'Emilia Romagna o alle spose che si sposano a Bologna o in Emilia Romagna, anche se sono di altre città, per cui il gruppo è dedicato a tutte voi, vi potete iscrivere, vi ho messo il link, è un gruppo dove non c'è pubblicità, ci sono solamente degli esperti, una sono io, poi c'è Nicole Scondotto per quello che riguarda l'organizzazione delle nozze, c'è Sergio Bertusi di Area Makeup Profumeria Gio, che è invece il nostro makeup artist di riferimento, abbiamo Serena Zaniboni per quello che riguarda musica e colonne sonore e abbiamo ovviamente Simona Lattuga per quello che riguarda le foto, la fotografia, per cui tutte le domande che ci volete fare abbiamo modo di rispondervi in tempo reale, è un gruppo proprio che si propone di aiutare le future spose, non di fargli avere delle pubblicità gratuite, ma bensì proprio di aiutare, per cui la domanda viene fatta, viene taggato l'esperto di riferimento e la risposta viene data in tempo reale, meglio di così, per cui iscrivetevi, vi ho messo anche questo link sulla diretta e vi do anche il mio telefono, il numero di telefono se volete delle informazioni sulle mie consulenze per le spose, perché poi tra un po' riparte l'annata per le spose del 2019 e bisognerà cominciare a pensare anche all'abito da sposa. Bene, se volete risparmiare tempo ma soprattutto denaro, perché con la mia consulenza risparmiate denaro e siete tutelate, il costo chiaramente viene assolutamente così ripagato dal fatto che avrete delle agevolazioni anche nei posti in cui vi manderò a seconda delle vostre necessità chiaramente per provare e trovare il vostro abito da sposa. Se volete delle informazioni anche qui liberamente, senza impegno, 324-09-25-124. E concludo in bellezza e mi levo l'occhiale finalmente, facendo come sempre gli auguri a tutti gli sposi che si sposano in questo weekend, non più, ma in questi prossimi 15 giorni, perché la Sposa Imperio ormai da due puntate va in onda ogni 15 giorni, per sopraggiunti impegni molto importanti di lavoro miei, non posso più essere settimanalmente con voi, però faccio di tutto per farlo almeno ogni 15 giorni, per farlo al meglio, per darvi il massimo, spero che questa puntata sia stata interessante, se volete vedere il servizio fotografico Boudoir, andate al link che vi ho messo l'articolo nel mio blog, datemi le vostre impressioni, commentate, tanti auguri di prosperità e tanti baci alle coppie che si sposano appunto nei prossimi 15 giorni, un abbraccio specialissimo a Chiara che mi ha detto che aspetta un bimbo e l'ho imparato oggi e Chiara, sono felicissima per te veramente dal cuore ed è una cosa meravigliosa quella che stai vivendo, la mia gravidanza è stato uno dei momenti più belli della mia vita, ma soprattutto questi 21 anni che io ho passato con mio figlio, che ancora non ho capito se sono io che gli ho insegnato delle cose facendogli da madre o se mi ha insegnato lui a stare al mondo essendo mio figlio, perché si impara tantissimo anche dai figli ed avere un bambino è un'esperienza meravigliosa. Io concludo qui, vi ringrazio di cuore, ci vediamo la prossima diretta tra 15 giorni, con tutta probabilità sarò in compagnia di qualcuno, non vi svelo di chi,
ma vi farò questa sorpresa, una delle mie dirette doppie. Vi abbraccio tantissimo, vi ringrazio infinitamente di avermi seguito fin qui, di essere stati con me, dei vostri commenti, della vostra presenza. Se non siete riusciti a vedere tutta la diretta, guardatela differita. Un abbraccio anche a Laura di Profumeria Zo, un abbraccio a Chiara Gori e il suo matrimonio Cinque Sensi, che lei organizza questi matrimoni meravigliosi che sono una festa per gli occhi, per l'olfatto e per tutti i cinque sensi, per cui assolutamente è un abbraccione gigantesco. Un bacio e un abbraccio anche a Simona Lattuga di Sinergie Fotografiche, che è con me, una mia grandissima amica, ma anche una persona spettacolare e che è veramente, ha una sensibilità incredibile quando fotografa, ed è così, insieme a me, io sono con lei in questo progetto meraviglioso per portare tutte le donne ad essere splendide, sensuali e a riprendersi veramente in mano la loro identità ed amare i propri difetti. Un abbraccio a tutte e alla prossima puntata della Sposi in Perle. Ciao!